Buongiorno amici del canale, benvenuti o bentornati sul canale Yomo Cri. Ci troviamo a Codogno, dove c'è stato il primo caso Covid qualche anno fa, ma non siamo qui per parlare di malattie, anzi siamo qui per parlare di svago. Alle mie spalle il concessionario Royal Enfield Indian e Harley Davidson di Codogno, gestito dal buon Rocco che dopo vi presento, e siamo a provare la nuova Royal Enfield Himalayan 450 2024 alle mie spalle. Andiamo a conoscerla. Volevo cambiare, come mi hai detto, il display. Solo da, il display lo tieni premuto. Ah, ok. Tieni premuto. Aspetta, è ok. Più bello così, va bene. Vado e torno. Metti per le mappature solo da ferma però. Ah, ok. Cambia. Ok, facciamo icon. Ok, va bene. E poi ti fermi e gli cambi. Ok, Così provo. trovi tutte e Sì, sì, quattro sì. le mappature. Buongiorno amici del canale, siamo in sella alla nuovissima Royal Enfield Himalayan 2024, nuova versione 450, cresciuta di cilindrata, cresciuta in tutti i termini, praticamente completamente rivista, migliorata in ogni angolo e settore. Una moto intelligentissima per fare adventuring, perché è un monocilindrico da consumi contenuti, un prezzo di acquisto che si aggira intorno ai 6.000 euro con già tantissime dotazioni. Questa moto introduce un TFT molto ampio, credo che sia da 5 o 6 pollici, ben leggibile, col quale si può interagire, connettibile allo smartphone e addirittura si può collegare le mappe cartografiche attraverso lo smartphone. Mappe settabili, c'è la mappa Eco, c'è la performance, ABS disinseribile, le mappe si possono cambiare solo da fermo, però è una moto con ride by wire, tanta tecnologia, aveva 24 cavalli, adesso ne ha 40, 40 anche in newton metro di coppia, quindi una moto completamente rinnovata e che adesso può fare davvero compagnia ai tanti bikers che scelgono di fare adventuring. Lo può fare in modo veramente intelligente, signori, perché ha una ciclistica adeguata, sospensioni Showa, non regolabili, ma sono Showa, signori. Adesso la sto provando su una tratta di strada extraurbana e devo dire che il comfort di marcia è eccezionale. Posizione in sella davvero turistica, comodissima la seduta. Manubrio non tanto largo, è abbastanza leggermente caricato sull'avantreno, comunque schiena eretta, le gambe molto comode, le pedane adiacenti al busto quasi leggermente avanzate, un buonissimo comfort di marcia. Ovviamente frizione idraulica, scusate, frizione a cavo e leve non regolabili, ma ci sono praticamente tante soluzioni tecniche che troviamo in moto di segmento superiore. Ovviamente monta il 21 pollici all'anteriore e il 17 al posteriore, che Royal Enfield ha scelto di lasciare perché con il telaio di questa moto preferiva il comportamento dinamico. Ha proprio spiegato nel lancio stampa di questa moto che hanno provato a mettere un 18 al posteriore, ma a livello dinamico era meglio con questo
17, quindi il 21 anteriore. Proviamo il motore in quinta, molto lineare e ha un buono spunto. Questi 40 cavalli, è una moto facciosa, ovviamente quello che paga è un po' il discorso dell'emotività per magari bikers più esperti. Questa è ottima per chi inizia o come seconda moto per andare a fare off-road anche di un certo tipo. Peso in ordine di marcia sotto i 200 kg, 198 kg, un'altezza sella regolabile da 82,5 a 84, se si sceglie la sella rally diventa 85 cm da terra, per cui veramente una moto interessante che esce già con questi telai paracarena, questo cupolino minimal molto rally e che ha appunto diciamo il limite di questa moto è solo i 40 cavalli, però pensate voi a fare del touring con un consumo di medio di 25-30 km al litro, diciamo che è proprio indicata per chi fa tanta strada e magari non vuole spendere tanto. Allora, a livello dinamico è veramente bella da guidare. Devo ammettere che è la prima Royal Enfield che guido, non ho un metro di paragone con il vecchio modello, ma ho sentito dire che quella in autostrada faceva veramente fatica. Qua signori invece abbiamo un motore capace di arrivare a 160 all'ora, 150-160, quindi di tenere anche un range di marcia autostradale di 110-120 ma anche 130 senza problemi. Vibrazioni non ne avverto, a parte quando giriamo un po' il gas perché ovviamente è un mono, però ottimo lo smorzamento, si avverte qualcosa sul manubrio, sulle manopole e un po' sulle pedane sopra i 5000 giri, ma devo dire che è anche una buona coppia, allunga bene, progressiva, e andiamo a provare anche la frenata di questo disco anteriore 310 mm, abbastanza morbida, non è aggressiva come pinza, però frena bene. Adesso proviamo anche il freno posteriore. Freno posteriore molto molto mordente, ha un buon grip. Bella, bella ragazzi, ha un sacco di infotainment nel dashboard, info di marcia ovviamente, trip, controllo, come vi dicevo, ABS disinseribile, controllo delle mappe con questo tasto qua a destra, abbiamo il blocchetto a sinistra che ha questa rotella molto originale che regola le luci di posizione e abbaglianti, indicatore delle frecce e questo joystick qua sotto che ci fa navigare nel sottomenu, come vedete appare tutta la, diciamo, infotainment, consumo carburante istantaneo, autonomia, itinerario, itinerario 1, itinerario 2, è veramente completa. Nel suo piccolo, per quello che costa, signori, è una moto che assolutamente mi sento di consigliare, di riportare come ideale, come seconda moto o come prima moto per chi non è magari espertissimo nel mondo dell'adventuring, perché ha un buon equilibrio, il baricentro è abbastanza alto, le sospensioni anteriori sono lunghe, 23 cm se non sbaglio, e il mono posteriore è da 200 mm di escursione. Però adesso comunque mi fermo, ve la racconto da fermi e vi do tutti i dettagli tecnici precisi. Completamente a LED i fari, al posteriore le frecce fanno anche da luce di posizione e stop, come spesso accade in tante moto di ultima generazione, però qui diciamo che ha senso l'abbattimento del costo di linea di produzione, perché costa 6.000 euro signori, cioè sono praticamente 3 o 4 moto di queste per fare un BMW GS, dove ritroviamo un discorso analogo al faro posteriore. Certo, c'è un abisso tra le due moto, sono agli antipodi, però devo dire che mi ha convinto veramente a livello dinamico, è piacevole, ha un motore se vogliamo
entry level, si vede che sono 40 cavalli con 200 kg, quindi molto progressivo e dolce nell'erogazione, ma a livello ciclistico molto valida, soprattutto in ambito off-road, che ovviamente non posso testare, perché ringraziamo la concessionaria per il test ride stradale. Vediamo anche le manovre da fermi, un buonissimo angolo di sterzo, si fanno le manovre in un fazzoletto, è veramente agilissima, leggera da spostare, e adesso ve la racconto un po' da fermi. Vediamo, la folla entra subito, sì, spegniamo, cavalletto ben inseribile, ben trovabile, molto bella signori, Royal Enfield Himalayan 2024. Distribuzione, trasmissione finale a catena, come vedete al posteriore ruote a raggi tubeless o camera d'aria, questo si può scegliere in fase di acquisto, 140/80 al posteriore R17, 21 all'anteriore 90/90, classico. Vediamo il disco da 320 o 310 o 320 mm che è morso da una pinza by Bre, che è una diciamo costola della ditta Brembo, e esce di serie come vi dicevo con questi telai paramotori. La linea è bellissima, le colorazioni disponibili sono questa, che secondo me è bellissima, nera e oro con i cerchi anche oro, e poi c'è un marroncino e beige, e c'è un bianco e grigio molto adventure con la mappa cartografica riportata sul serbatoio. Selle comodissime, pilota e passeggero, maniglie dedicate, piastra di serie, possibilità di tris di valigie ovviamente, non c'è il quick shifter e devo informarmi se è disponibile come optional, ma ci sono i fari a led, frecce a led, e questa forcella anteriore che è Showa, non regolabile, ma una bella Showa con 230 mm di escursione, con il perno ad attacco avanzato, parafango alto, parafango basso, si può anche decidere di intervenire e sistemarcela a piacimento. Bellissimo lo scarico qua, piccolo e sfilante, molto molto bello anche il sound di questo mono cilindrico 4,5, e il mono posteriore come vedete con i leveraggi progressivi, che ha un'escursione alla ruota di 200 mm. Belle le pedane con il gommino che si può togliere se si decide di fare off-road, un buon freno posteriore molto molto mordente, e adesso insomma ve la vado a spiegare in modo tecnico. Telaio in acciaio con paracarene di serie, cupolino basso realistico, per un peso di 198 kg in ordine di marcia, 230 mm di luce da terra, 825 mm altezza sella regolabile a 845 mm. Come vi dicevo, c'è anche disponibile la sella rally che passa a 855 mm. All'anteriore abbiamo le Showa steli rovesciati non regolabili da 43 mm di diametro con un'escursione di 230 mm. Al posteriore sempre un mono Showa, come vi dicevo 200 mm di escursione, 310 è la misura del disco anteriore morso da pinza by Bre, e al posteriore un bel 270 mm sempre by Bre con singolo pistoncino che frena davvero molto bene. 21-17 misura dei pollici pneumatici, al posteriore monta un 140/80 e all'anteriore un 90/90 classico. Il 21-17 è stato una scelta fatta da Royal Enfield proprio perché per questo tipo di telaio risultava avere migliorie dinamiche rispetto al 18 posteriore. Motore 450 monocilindrico che guadagna parecchi cavalli rispetto alla versione precedente, si passa a 40 cavalli e 40 Nm, hanno introdotto la sesta marcia e le mappature Red by Wire, quindi mappa EPCO, mappa Performance, ABS disinseribile e un TFT che abbiamo visto in marcia, adesso ve lo accendo, molto ampio, ben leggibile, con tutte le info del caso e connettibile allo smartphone, addirittura si può avere la mappa cartografica diciamo per navigare con la cartina sul display. C'è una presa USB
da qualche parte, adesso ve la trovo per ricaricare il device durante la marcia. Eccola la presa USB-C qua sul manubrio, è raffreddata a liquido rispetto al vecchio modello. Qui hanno introdotto il raffreddamento a liquido, 90% di coppia già disponibile da 3000 giri. Serbatoio 17 litri che offre un'autonomia di oltre 400 km, è comoda anche in coppia perché ha una buonissima abitabilità anche per il passeggero. Come vi dicevo, già di serie la piastra per apporre borse eventuali, full LED completamente, frecce al posteriore che fanno anche, svolgono la funzione anche di stop e di luce di posizione, e il classico faro che resta circolare all'anteriore, ma che adesso è completamente a LED. La linea è bellissima, veramente dal vivo fa la sua porca figura. È una moto, secondo me, onesta, completa, adventure e intelligente, perché è proprio ideale per fare un turismo a basso costo. Questa può fare anche un buon off-road, e quindi, signore, io la devo riportare sul canale in tutto il suo splendore. Euro 5 Plus, e personalmente penso che sia una delle moto più intelligenti e valide in rapporto qualità-prezzo. Non vi nego che se dovessi scegliere con quale moto fare adventuring, la prenderei seriamente in considerazione per il prezzo, i costi di gestione, il comfort e la versatilità. Ciclistica sempre comunicativa, consumi ridottissimi, buono lo spunto del motore dai 30 ai 100 all'ora, va che è una bomba. In off-road non l'ho provata, ma ho visto decine di video che la elogiano. Un mezzo facile, adatto a chi approccia al mondo dell'adventuring, ma anche ideale per esperti che non vogliono buttare troppi soldi. Quindi moto intelligente per fare tanto. Royal Enfield con il buon Rocco qui a Codogno, venitelo a trovare, questa è la sua moto fatta da lui, guardate che mezzo, signori, pazzesca, guardate che pinza dei freni, che disco dei freni con la pinza, praticamente a un metro dal telaio della moto, bellissima ragazzi, questo serbatoio, pazzesca, veramente questa è una moto pezzo unico. A chi piace il genere, signori, spettacolare. Ci sono le Indian, ci sono le Harley e le Royal Enfield. Come vedete qua abbiamo tante varietà. Meteor, HNTR 350, Interceptor e via dicendo. Prezzi della Himalayan, ve li dico subito nel dettaglio. Parte da 6.200 euro base, per salire fino a 6.800 euro nella versione con i tubeless. Poi ovviamente ci sono un sacco di configurazioni possibili, vi consiglio di venire a trovare il buon Rocco nel suo garage di Codogno. Allora, la sella si abbassa in 2 minuti, guardate com'è facile, il buon Rocco ci fa vedere il sistema. Spostano i tubolari da una sede all'altra, proprio 2 clic, e si rimettono le selle. Da 84 cm si passa a 82 e mezzo, e voilà. Allora, signori, il buon Rocco mi ha abbassato la sella e mi ha detto vai a farti un altro giro, e io non me lo faccio dire due volte. Questo video durerà un po' di più, però ragazzi, sto provando una delle novità più attese del 2024, una moto davvero versatile e intelligente. Ci facciamo un altro giro per capire anche con la sella bassa come si comporta. Devo dire che la preferivo con la sella alta, anche se io non sono altissimo, 1,75 m, perché si tocchi con le punte, ma centralmente il cavallo non è larghissimo, quindi non è difficile da spostare. Però a livello dinamico con la sella alta è un po'
più distante lo spazio dalle pedane è più comoda anche, soprattutto a lungo raggio. Anche con la sella bassa, però, per i più per le persone con la gamba meno lunga, o anche per le ragazze magari, è sicuramente un'idea, è versatile, si può fare. Adesso voglio riprovare un po' il motore, 7000 giri, cerchiamo di non andare fuori giri perché la moto è nuovissima, ma ragazzi, spinge bene questo motore 450 monocilindrico, che tra l'altro mi diceva Rocco che non è altro che un motore Yamaha XT rivisto, riaggiornato, perché Royal Enfield, tanti magari pensano che possa anche non essere affidabile. In realtà questi sono motori che testano 1 milione di chilometri, quindi l'affidabilità è fuori discussione. Poi hanno componentistiche magari meno premium, perché ovviamente non possono offrire una moto a 6500 euro di questa portata e darti anche le Brembo Stilema, ecco, per intenderci. Però hanno sicuramente una buona dotazione, le Showa, le pinze sono by Bre, comunque il ride by wire, una buona elettronica, e stanno lavorando bene. In Royal Enfield stanno veramente lavorando bene, ci tengono anche, mi diceva che vanno a fare corsi di aggiornamento anche per la tutela del cliente, servizi post vendita, sono scrupolosi, stanno veramente entrando nel mercato mondiale e lo vogliono fare in modo più pulito possibile. Quindi non abbiate paura, non abbiate pregiudizi. Bello il sound, proviamola in sesta, siamo a 110 all'ora, a poco meno di 6000 giri, 125 all'ora, 6200 giri. Come vi dicevo prima, si avverte un po' la vibrazione del motore sul manubrio e sulle pedane, ma guardate nelle sconnessioni come rimane stabile, si comportano benissimo le sospensioni generose di questa Himalayan. E speriamo di poter fare anche altro insieme a Rocco, mi diceva che organizzeranno a settembre la Via del Sale e mi voleva coinvolgere. Ragazzi, speriamo, perché sarebbe interessante andare con queste moto, che sono moto facili, veramente alla portata di tutti, dal neofita al più esperto, perché la facilità di utilizzo in moto è sempre un aspetto che a tanti fa piacere, perché soprattutto in ambito adventure, off-road, avere una moto semplice, facilmente governabile, si fa manovra bene, è stabile, leggera, agile e con una buona cavalleria, uno buono spunto del motore, eccezionale. Allora, voglio provare bene questa frenata. La leva è progressiva, dolce, però quando schiacci interviene bene, frenano anche bene. Il suo range di utilizzo perfetto, a mio modo di vedere, è da 0 a 100, 110. Questa moto è perfetta, veramente godibile la coppia in questo range di utilizzo. Proviamo di proposito a prendere un po' di sconnessioni a bassa andatura, 30 all'ora, una nuvola, signori, veramente efficaci anche queste Showa. Quarta marcia, riprende benissimo e ti tira fuori, i sorpassi anche si fanno in sicurezza, la coppia c'è, risponde bene. Curbone veloce, molto stabile, è comoda ragazzi, è comoda davvero.
cioè pensare che possa fare 22-25 km al litro nel reale, cioè, ma secondo me anche di più, cioè, è eccezionale, veramente una moto che ha tutte le caratteristiche per spazzare via e insidiare una fetta di mercato e occuparla stabilmente, che magari è occupata dalle competitor, possono essere la KTM 390, insomma c'è qualche moto dignitosa che è efficace come questa, però non costano così poco. Bellissima anche a livello dinamico. Come vediamo, cavalletto centrale di serie, quindi tanta roba, il paracatena qua sotto, fatta bene signori, veramente fatta bene nei minimi particolari, sembra una moto di concezione di segmento superiore, bella. Disponibili tanti optional, tra cui il parabrezza maggiorato per chi magari sa che fa tanta autostrada, pneumatici che si può scegliere se avere tubeless o a camera d'aria. Abbiamo anche di serie un paracarter, un paracollettori in alluminio, molto sottile, questa è plastica, quello è alluminio, sono di due materiali diversi, però è presente sicuramente. Poi ci sono anche aftermarket prodotti più robusti, indicati per chi fa off-road. Presa USB-C a manubrio, dashboard veramente bello, leggibile, ben fatto. Qua c'è il tasto dedicato alle mappe, mappa eco, e per cambiare il display si tiene premuto e il display cambia di forma per ospitare la cartografia delle mappe quando è connesso allo smartphone. C'è l'indicatore della benzina e ci sono tutte le info necessarie. Questa moto ha 12 km, come vedete ci sono 34 gradi fine maggio signori, quindi abbastanza caldo, sta arrivando l'estate. Si tiene premuto e cambia, torna analogico, sempre digitale, finto analogico. Qui nel blocchetto a sinistra abbiamo questa rondella che può switchare con l'abbagliante e l'anabbagliante, l'indicatore di direzione, il clacson e il joystick sotto per entrare nei sottomenu e switchare tra le varie info della moto. Qua davanti c'è anche il tasto home, metto a fuoco, eccolo qui, quindi anche una discreta elettronica, si percepisce uno studio, una miglioria di questa moto a livello elettronico, cioè ha fatto un salto in avanti veramente epocale, e offre oggi una moto completa, veramente interessante. Quello che ho trovato poco fruibile, se vogliamo, è questa frizione a cavo, un po' troppo morbida, troppo ballerina, poco precisa, però insomma non si può chiedere il massimo una moto che parte dai 5.900 euro e insomma offre tantissimo, veramente tantissimo. Sospensioni Showa, come vediamo, prese USB e tanta sostanza. Anche qui ha un prezzo veramente bassissimo signori. Poi la linea a me piace molto, è una moto interessante e capace anche di fare un buon off-road. Da Codogno è tutto, Royal Enfield Codogno, io vi saluto, vi rimando ai prossimi video, ai prossimi test ride, alle prossime avventure. Ciao ragazzi!